I segni. Il segno nell'arte. Col termine segno, noi indichiamo qualunque traccia lasciata da qualcuno o da qualcosa, in modo consapevole o inconsapevole, che comunica un qualche significato. Il segno può essere quindi una macchia di colore, una linea, un'incisione su di un metallo o su una pietra. Un segno può anche essere un'impronta lasciata dal passaggio di un animale o un'impronta artistica, come per esempio un particolare pennellata che fa capire subito ai vari intenditori la paternità dell'opera che si sta ammirando, come per esempio i quadri di Van Gogh, con le sue caratteristiche pennellate. Anche il modo di plasmare una certa scultura o i tratti di matita che usa un disegnatore e tanto altro ancora sono segni caratteristici. La notte stellata, olio su tela, 73,3 cm per 92,1 cm di Vincent van Gogh, databile al giugno del 1889, è conservato nel Museo of Modern Art di New York. I segni nell'antichità. Già dall'antichità gli uomini primitivi tracciavano dei segni dentro le caverne, ove abitavano con degli strumenti fatti di ossa e pietre ben appuntite. Molto spesso questi segni dovevano rappresentare una scena di caccia, ove l'animale predato veniva ucciso dagli uomini con delle rozze armi, e queste scene disegnate che sono arrivate sino ai nostri giorni e che vengono chiamate le pitture e le incisioni rupestri. In Francia ne sono stati trovati molte di queste pitture in caverne o nelle grotte, e spesso queste avevano un significato quasi magico e scaramantico, cioè disegnando o scolpendo una scena di caccia dove un animale veniva ucciso dall'uomo. Quella stessa scena si verificava anche nella realtà, e quindi i primitivi potevano trovare di cui cibarsi. Nell'arte si può parlare di segni grafici, tutti segni più o meno grandi o più o meno spessi che la mano dell'artista lascia su una superficie ideando una forma con un significato. Segni pittorici, tratti più o meno densi di colore che si mescolano in organizzazioni formali più grandi e significative, oppure acquistano una visibilità fine a se stessa, senza significati particolari. Segni architettonici, elementi stilistici e decorativi che caratterizzano un'epoca o un artista. Segni materici, tutti quei segni che hanno un rilievo sia in opera di scultura sia in moderne opere pittoriche, nelle quali al colore si uniscono materiali diversi. Nell'arte si può parlare anche di segni essenziali. Quando con pochi ma fondamentali segni viene realizzata un'immagine, di tracce sceniche, quando i segni vengono tracciati su un supporto quasi come fosse le impronte di un gesto. Di segno materico, quando il segno che tracciamo presenta la consistenza o il rilievo
che hanno le varie paste di colore o i materiali usati. Nell'arte si può infine parlare di segno per schematizzare quando vediamo che un segno ha prodotto una forma in modo schematico, di incisività del segno quando questo riesce a trasmettere delle immagini con tratti particolarmente puntuali. facilissimamente.blogspot.it